c'è storicamente una presunzione di superiorità morale, che è quello che io contesto. Anche per questo non ho molte simpatie nel gruppo dirigente. Storicamente, no? I comunisti hanno ritenuto di essere espressione di una superiorità morale rispetto ad altri. Questa è una finzione, è falso, perché questo poteva valere per la classe dirigente che veniva dal fascismo, perché il 70% dei morti della Resistenza venivano con quella bandiera in mano. Quella classe dirigente con quei valori, con quei rapporti di solidarietà, ma anche con quella tenuta ideale, non c'è più. Allora è rimasta per aria l'illusione della superiorità morale, ma senza sostanza, perché poi vai a vedere come campano.